Ora vogliamo fare questo nuovo bagno di luce. Permettere alla parola di Dio stessa che preghi in noi, che lavori in noi, che porti salvezza. Voglio leggere ancora con voi le tre tentazioni. Così oggi facciamo un bagno proprio, andiamo con Gesù in quel luogo e vogliamo permettere a Gesù che vinca per noi e dentro di noi questo nemico. Nella lettera di Giacomo, Giacomo dice: le guerre che avvengono sono solamente perché voi bramate, perché voi vi fate guerra, non avete ancora capito a che cosa serve la vita, a che cosa servono le cose. Ed ecco che quindi vi fate guerra. E non sta parlando di grandi guerre, ma le guerre giornaliere che ci facciamo. A volte siamo in guerra anche con noi stessi, con il nostro corpo, con le parti di noi. Siamo in guerra con la persona più vicina, magari i coniugi, i figli, i genitori e così via, con gli amici, colleghi di lavoro. Ecco che quindi le grandi guerre altro non sono che la rappresentazione delle piccole guerre che ci sono dentro di noi. E allora vogliamo fare proprio questo bagno di luce oggi per sconfiggere il nemico. Lo leggiamo ancora dal Vangelo di Luca, capitolo 4, versetti dall'1 al 13. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo affinché ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola di Dio, bagno di luce su questa parola vogliamo fare. Vogliamo andare nel deserto con Gesù e permettere allo Spirito Santo che ci faccia vedere quali sono le tre tentazioni, quali le tre tentazioni. Magari uno si ritroverà con tutte e tre. Questa mattina ho messo sul canale Telegram non un quiz, com'è che si chiama? Un Sondaggio. sondaggio. E ho visto che quello che sta vincendo è la seconda tentazione. La prima è pane a tutti i costi, cioè dice: tanto tu puoi far miracoli, tanto tu puoi, prendi quello che vuoi, usalo come vuoi, per soddisfare la tua vita. E invece Gesù dice: guarda che non viviamo per questo, anche, ma non è questa la prima cosa. La prima cosa è camminare con Dio. La seconda tentazione, quella che sta vincendo, è tenere sotto controllo tutto e tutti, avere potenza. Il diavolo ti porta in alto e dice: ma no, non devi essere in basso, devi essere migliore degli altri, devi poter comandare, guidare, tenere tutto sotto controllo, così almeno sarai tranquillo. È invece una tentazione perché non si può tenere sotto controllo tutto, anzi ben poco nella nostra vita. E tante volte poi viviamo di ansie, di paure, di altre cose che vengono proprio dall'essere caduti in questa tentazione. E Gesù difatti rispose: guarda, gli disse, sta scritto, il Signore tuo Dio è uno solo, mi fido di Lui, adoro Lui solo, Lui rendo culto e a nessun altro, sapendo che nell'umiltà poi Dio mi benedice con ogni benedizione. E la terza tentazione è sfruttare Dio senza fidarsi che voglia intervenire, cioè
cerco di tentare Dio, cerco di provocarlo a tutti i costi in quella cosa che io voglio, senza magari aver chiesto prima al Signore se è giusta, o a volte c'è anche solo da attendere un attimo, invece il tutto subito, l'usa e getta. E allora, beh, se volete poi saperne di più, ho proprio messo stamattina il video che abbiamo fatto ieri sera, lo trovate su YouTube. La Quaresima cristiana, le tre tentazioni, lo potete trovare già da oggi, da adesso potete ascoltarvelo meglio. E ora vogliamo andare con Gesù in questo deserto e sconfiggere il nemico con lui. Gesù fu riempito di Spirito Santo, anche io e te, con una buona relazione con Dio. Veniamo riempiti di Spirito Santo. Andiamo con Gesù lì nel Giordano dove fu battezzato, scese la grazia su di lui e il Padre gli disse: Tu sei il mio figlio amato, tu sei il mio figlio prediletto, in te pongo il mio compiacimento. E mentre il Padre lo dice, Gesù lo sta dicendo anche a me e lo sta dicendo a te. Accogli questa parola. Tu sei il mio figlio prediletto, tu sei la mia figlia prediletta. Tu sei amato, tu sei amata immensamente. Io pongo in te il mio compiacimento, sei preziosa ai miei occhi. Ed ecco che accogliendo questo, Gesù viene riempito di Spirito Santo, anche io e te siamo pieni di Spirito Santo. È bello stare con Dio. È bello stare con Dio. Pietro, Giacomo e Giovanni volevano stare sul monte della trasfigurazione, si stava bene. Ma ecco che lo Spirito Santo porta Gesù nel deserto. Abbiamo bisogno di essere purificati da una fede fai da te, da una fede a volte fasulla, da una fede di convenienza, dal non fidarci veramente di Dio. E allora ecco che veniamo portati lì nel deserto in questo momento. E in questo deserto iniziamo a avere fame. Qual è la tua fame? Qual è il tuo bisogno? In questo momento non soddisfatto, può essere fisico, ma può essere anche psichico. Bisogno di sicurezza, bisogno di stima, bisogno che le persone ti dicano sempre: guarda che ci sono, guarda che ti voglio bene, guarda che sei importante. Bisogno di fare chissà cosa per sentirti a posto, bisogno di vestirti in un determinato modo perché tutti ti guardino, bisogno di attirare sguardi, parole, bisogno di stima e faresti di tutto per la stima, faresti di tutto per la notorietà. Qual è il tuo bisogno? Ecco che Gesù inizia a dire no a tutte queste cose. Parte quindi il deserto, il vuoto, l'attesa e inizia ad avere fame. Nel momento in cui noi camminiamo con Dio, a un certo punto, certe cose sembra che vengono a mancarci. Ed ecco che allora si presenta il nemico e dice: Ma come? Hai fatto quella potente esperienza, adesso tu c'hai i doni, c'hai carismi, hai imparato a pregare, puoi fare novene. Puoi ottenere quello che vuoi. Dai, fai il miracolo. Sfamati come vuoi. Non aspettare che sia Dio. Sfamati come vuoi. Sfamati pure come vuoi. Usa anche le persone per i tuoi bisogni. Usale. Pretendi dalle cose, dalle persone. Pretendi per sfamarti subito. Il nemico cerca di non farti vivere l'attesa, la fiducia in Dio, ma vuole che tu ti sfami subito. Così non entrerai mai nel profondo del tuo cuore, non vedrai le tue ferite. Ecco che invece noi vogliamo un attimo rimanere con queste nostre ferite, con questi nostri bisogni. Non li vogliamo soddisfare subito. Come dice Gesù, non solo questo. È importante nella nostra vita, è importante, ma è soprattutto Dio. Soprattutto è quello che ci dice Dio che è importante.
Lasciamo allora emergere queste fame che tante volte non riusciamo a gestire. Fame fisica, fame affettiva, fame anche di salute a volte. È subito il primo mal di testa, subito una medicina, subito qualcosa, subito. La paura di soffrire, la paura di morire, la paura di questo, l'accanimento terapeutico. Un figlio a tutti i costi. Decidere della propria sessualità, di ogni cosa, sfamarsi col primo uomo, con la prima donna, con sfamarsi come tu vuoi, velocemente e subito. Vogliamo invece dire no. Vogliamo stare alla tua presenza, Gesù. Vogliamo continuare ad ascoltare la tua parola, che è la cosa più importante prima di tutto il resto. Ed ora allora il nemico non riesce più a attaccarci su questo e attacca Gesù e attacca noi sul desiderio di tenere tutto sotto controllo. Lo pose in alto e gli fece vedere tutto e disse: "Ma guarda che io posso darti tutto. Se tu cammini con me", dice il diavolo, "riuscirai a tenere sotto controllo tutto. Tieni pure sotto controllo tutto. Non avere bisogno degli altri. Non farti gestire dagli altri. Ma va, non perdonarli gli altri. Devono essere gli altri a chiedere perdono a te. Devono essere gli altri che hanno bisogno di te. Tieni sotto controllo il tuo coniuge, gli altri. Usa tu la sessualità come vuoi. Tienilo sotto controllo. Gestisci tu. Devi essere il padrone di tutto e di tutti. Gestisci tu il tempo, decidi sempre tu come vuoi passare il tempo, il weekend, ogni cosa. Comprati le cose che vuoi, la televisione, accendi, spegni quando vuoi, guarda i film quando vuoi, gestisci tu. Guarda pure tutte le notizie, così almeno ti renderai conto di quello che succede nel mondo. Ti dice il diavolo: "Io ti dirò la verità attraverso i mass media, dai, teniamo sotto controllo. Poi ti darò io le soluzioni." Ecco che con Gesù invece non vogliamo tenere sotto controllo, ma vogliamo fidarci di Dio. Gesù disse: "Non ho dove posare il capo, ma mi fido del Padre, perché non mi mancherà mai nulla." Vogliamo mettere tutte le nostre ansie, le nostre paure, il nostro cercare di controllare ogni cosa nelle mani di Dio, dicendo: "Gesù, confido in te. Voglio adorare solo te, non voglio dare autorità né al maligno né alle cose. E non voglio diventare io orgoglioso, pensando di poter gestire tutto. Lascio tutto nelle tue mani. Tu togli e tu dai. Tu apri e tu chiudi. Tu sai qual è il mio bene e io mi fido di te. Anche se dovessi perdere qualcosa, so che sarebbe giusto perché so che poi tu me lo darai 100 volte tanto. Gesù, voglio adorare solo te." Ed ecco che allora il nemico cerca di attaccare Gesù e ognuno di noi, portandoci sul punto più alto del tempio. Vuole dirci: "Ma tanto tu sai pregare e Dio è obbligato a rispondere a te con tutte le cose che hai fatto per Dio, con tutte le preghiere che hai detto, con tutto il servizio in parrocchia, con il tuo servizio nel gruppo, con quello che fai. Hai fatto anche dei digiuni, hai fatto, devi pretendere. Dio deve dartelo per forza. Dio deve darti per forza subito e tutto quello che tu vuoi. Dai, tanto Dio lo dovrà fare. Sì, metti alle strette Dio e fallo. Metti alle strette Dio. Tentalo pure, digli: "Dio, ma se veramente mi vuoi bene, allora devi darmi questo, perché altrimenti non so se mi vuoi bene veramente." Questo ci suggerisce il nemico. Gliel'ha suggerito Gesù, lo dice anche a me, te, il nemico. Digli a Dio: "Se veramente mi vuoi bene, devi guarirmi. Se veramente vuoi bene, devi fare questo. Se veramente, devi fare questo, quell'altro. Devi farlo subito."
E invece noi vogliamo ancora una volta fidarci di Dio e dire come Gesù: non metterò alla prova il mio Signore perché mi fido di Lui, so che Lui mi benedirà al momento giusto. E il diavolo quindi esaurì queste tentazioni e si allontanò e se ne andò. Ed eccoci qui, cari fratelli e sorelle. Se volete, potete trovare appunto su YouTube la catechesi di ieri sera, e anche questo lo metteremo presto. Potete riutilizzare questo bagno di luce, magari fermando fra la prima, la seconda e la terza tentazione, fermando e lasciando che lo Spirito Santo faccia vedere qual è il nostro punto debole e dandoci quindi poi la vittoria di Cristo nelle nostre tentazioni, perché Gesù è venuto a vincere proprio nella nostra vita. Dio vi benedica grandemente, a presto.